14 luglio i francesi festeggiano la loro rivoluzione e l'Europa ha annunciato misure importantissime per quanto riguarda la cosiddetta transizione verde. Misure, per esempio, si prevede che dal 2035 non vengano più vendute automobili con il motore a combustione, solo automobili elettriche. È una sfida importantissima in cui, io dico, ci si può anche rompere le ossa, perché l'Europa conta per meno del 10% sul totale delle emissioni del mondo. I grandi paesi sono che emettono oggi molta roba, diciamo, sono la Cina, l'India, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo fare molta attenzione, perché se buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, ma poi il resto del mondo non ci segue, corriamo il rischio di perdere produzioni, quote di mercato, posti di lavoro, eccetera, eccetera. Poi c'è una seconda domanda. Tutto questo comporterà un aumento dei prezzi. L'Europa ha una tassa sulla CO2 interna, ne vuole mettere un'altra per scoraggiare l'importazione di prodotti con un alto contenuto di CO2, e questo può significare un aumento dei prezzi interni, come è avvenuto poche settimane fa, quando la bolletta elettrica e quella del gas sono aumentate del 20% in un giorno solo, no? Quindi bene l'entusiasmo, ma ci vuole cautela e dobbiamo difendere i nostri interessi, soprattutto noi italiani, che corriamo il rischio di essere un po' il vaso di coccio, perché noi contiamo molto sulle nostre esportazioni, che non debbono essere penalizzate. Abbiamo una struttura istituzionale debole. In questo momento stiamo vivendo un momento felice perché abbiamo un governo di unità nazionale, io lo considero un momento felice, e un ottimo Presidente del Consiglio che sta facendo rispettare l'Italia in tutto il mondo, ma le nostre fragilità, le nostre debolezze sono note. Spero che questo governo riesca a fare quelle 3-4 riforme, la giustizia, la concorrenza, il fisco, che sono assolutamente necessarie per rimettere in moto decisamente il nostro paese.